Noi crediamo che intorno ai beni comuni si stiano sviluppando una serie di equivoci, anche forse voluti. La stessa parola sta diventando, come tante parole riguardano le lotte di tanti di noi, in dei marchi, in degli slogan. Io credo che lo sforzo da fare sia liberare continuamente le parole dalla loro traduzione in slogan. Qui abbiamo provato a porre una questione. La questione è il deserto che circonda la decisione politica, ma non da qualche mese, almeno dagli ultimi 20 anni. La decisione politica si decide in un deserto. In realtà questo deserto è pieno di cose, è pieno di un sistema fatto di interferenze, di grandi lobby, e che si sostanzia in un meccanismo che secondo noi riduce all'osso la vita politica, che è quella della delega. La decisione per delega è una decisione che uccide, perché riverbera appunto nel vuoto. Noi stiamo cercando di cambiare il contesto intorno alla decisione pubblica, partendo da quegli spazi che sono di proprietà pubblica. E qui noi stiamo cercando di fare un lavoro teorico sulla nozione di pubblico, che si lega strettamente alla nozione di sovranità popolare. Gli spazi pubblici sono gestiti, scusatemi se passo proprio per cenni, ma ci tengo che almeno su questo poi riusciamo a tenerlo presente come indice. Gli spazi pubblici vengono appunto alienati alla sovranità pubblica, che è trasferita all'organo decisionale, per cui i cittadini, che pur hanno contribuito nella storia secolare, parlo di questo spazio, a creare luoghi che appartengono al pubblico, devono usufruirne per mediazione di una decisione che appunto è isolata, avviene indipendentemente dalla volontà dei cittadini. In questo caso noi abbiamo voluto riprendere un articolo della Costituzione italiana dimenticato, che è l'articolo 43, e che dà la possibilità di affidare patrimoni pubblici, mezzi di produzione a comunità di lavoratori. Siamo partiti da lavoratori, tutte queste esperienze partono molto prima delle occupazioni, sono precari della ricerca come voi, docenti precari, registi, attori e tanti altri che vengono definiti appunto lavoratori dell'immateriale, che su uno spazio come questo stanno cercando di rompere quel meccanismo di assegnazione, di mediazione da parte del decisore politico, recuperando una categoria, questa volta non giuridica ma valoriale, anche se ha una valenza giuridica, che è l'uso civico. Come sapete, l'uso civico è una categoria terza rispetto al pubblico e il privato, è una categoria che viene ripresa dal Medioevo ed è un residuo del grande concetto di patrimonio pubblico che veniva dal diritto romano. Noi stiamo cercando di riprendere le pratiche dell'uso civico, che sono sostanziate in due momenti: fruibilità, accessibilità e autogoverno. Su questi due momenti, autogoverno e accessibilità delle comunità, noi vorremmo portare negli spazi pubblici del patrimonio pubblico, farli rivivere secondo regole di autogestione e di nella garanzia che siano fruibili dalle comunità locali. Ereditando un concetto che dalla metà degli anni 90, su questo chiudo, specialmente in America ha avuto grande fortuna, che è il concetto ecologico, cioè che ogni sistema vivente interagisce con altri sistemi viventi, con altri sistemi storici, con la comunità biotica nella quale vive e interagisce. Noi riteniamo che ci sia un grande patrimonio, un patrimonio che attraversa l'intera umanità e che le comunità debbano riorganizzarsi non in modo amministrativo, ma in modo ecologico, sugli spazi sistemici, naturali, sugli spazi ereditati dalla creatività dell'uomo, e farli rivivere, una sorta di ecoregionalismo in California viene detto, cioè una riorganizzazione dello spazio in modo mondiale, globalizzato, planetario. E le comunità migranti di cui si citava prima, credo abbiano una grande forza se non rientrano nell'alienazione dei rapporti di tipo metropolitano, perché i rapporti di tipo metropolitano sono rapporti alienati dai sistemi viventi in cui si trovano. Si passa senza tenere conto dell'interazione necessaria con i sistemi, i paesaggi,
non solo naturali, ma anche umani che attraversano. Ecco, un'umanità migrante come quella attuale, di fatto, potrebbe organizzarsi secondo gli spazi ecologicamente statuiti. Questi sono degli appunti, noi speriamo di poterli sperimentare anche teoricamente con voi. Lo sforzo nostro è di avere appunto un uso civico degli spazi pubblici e riportare la proprietà pubblica di nuovo in contatto con una pratica della sovranità popolare. Speriamo di riuscirci, vi terremo aggiornati sul percorso, e ci interesserà molto il seminario che terrete oggi, che è appunto sulle teorie e pratiche del comune, che è ancora un'altra cosa rispetto ai beni comuni. Per cui speriamo di chiarirci bene e di rivederci ad ottobre. Vi ringraziamo. Solo per l'educazione dice di ringraziare, ma noi non ci sentiamo ospiti. Se questa è il menù, se questo è il programma, il collettivo di Nomade ritiene, credo di poterlo dire a nome di tutti, che è quello che Baruch Spinoza chiamava un buon incontro, un felice incontro che può darsi e che abbia davvero la potenzialità di potenziarci entrambi. Quindi per noi non è stato attraversare uno spazio, ma è stato fare una concatenazione di forze di energia. Vi ringraziamo moltissimo.